Fran? Yes? I was wondering what Yote said, you know? About how you said the same thing 50 years ago? Your point? How old were you again? Nice fun. Ugh. Surprisingly rude. Try to grow up, please. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way. Ciao bella a tutti ragazzi, sono Italo, oggi siamo qua in un nuovissimo video ragazzi. Questa volta siamo, come vi avevo promesso nello scorso video ragazzi, siamo con Final Fantasy 12 The Zodiac Age. E in questo video ragazzi vi farò vedere e vi dimostrerò il perché a me piace così tanto. Innanzitutto pensiamo un attimino ad uccidere questi qua, 57.000 di danno li ho fatto a quello lì ragazzi. Dopo piano piano vi farò vedere anche altri piccolissime parti di video in cui faccio molto meno danno. Perché? Perché ero a un livello molto più basso. Allora ragazzi, vi voglio subito dire una cosa. Voglio subito dirvi che praticamente, se volete, se magari vi faccio venire voglia con questo video, se lo conoscete già ma lo giocate tanto, allora vi voglio fare una richiesta. Se voi per esempio volete un video o parecchi video in cui vi spiego come prendere certe armi, come per esempio questa che sarebbe l'Excalibur, che è praticamente impossibile da trovare, se a voi piace girare per la mappa, se vi piace non so, scoprire tante cose, non la troverete mai a meno che non sappiate come trovarla. Sto cercando su internet, sto vedendo altri video, però a quanto pare, da quello che ho visto ragazzi, ho cercato su internet, ho cercato dappertutto, e quello che ho visto è sono solo praticamente video di americani, e sinceramente di americani ragazzi io sinceramente di inglese non so assolutamente niente, perciò io, se volete, io vi porto video per come trovare le armi, per come trovare tante cose, o magari per come trovare per esempio dei ricercati o dei boss o degli esper, che in verità sono tutti 12 o 14, non so molto bene adesso, io devo ancora trovarli tutti. Gli esper sono praticamente dei boss che voi trovate durante la storia o anche in missioni secondarie, perché sì, la storia, quando voi finite la storia ragazzi, non è finito praticamente tutto il gioco, assolutamente. Perciò, se volete delle guide, basta che me lo dite ragazzi, se vi faccio venire voglia, oppure se sapete già che gioco sia Final Fantasy e quindi lo giocate anche voi, o magari avete smesso di giocarlo perché proprio non vedevate più niente da fare, insomma. E niente ragazzi, basta che mi dite voi nei commenti e io vi porto questi video. Allora, partiamo con il dirvi che magie ragazzi, perché in questo gioco piano piano che andate avanti con il vostro personaggio e scoprite parti nuove della mappa, potete trovare dei tesori. Per esempio nel giro della mappa potete trovare che ne so, in un baule trovate magia, oppure potete trovare delle armi, come per esempio questo baule qua, ecco. Voi qua schiacciate X, boom, 66 gold, ecco. Oppure potete trovare soldi. In questa parte qua non potete trovare chissà che cosa, perché è una parte molto frequentata. Per esempio ogni giocatore deve per forza passare qua ragazzi durante la storia, ed è anche una parte della storia in cui si scopre, diciamo, abbastanza presto nel gioco. Perciò qua non troverete assolutamente mai niente, a meno che non fate alcuni trucchetti prima, per esempio uccidere prima questo, poi andare da un altro e magari dargli una magia o dargli energia, e quindi si attiva un piccolo trucco. E sono queste cose qua che sì,
E queste cose qua praticamente potete vederle solo su internet, oppure ve le posso portare io o vederle da qualsiasi altra parte. Ma se volete che ve le porto io, ragazzi, basta che me lo dite: un set di proiettili silenti. Queste sono praticamente proiettili, perché sì, oltre ad avere le spade, questo gioco, come vedete, che sono bellissime, questa sarebbe la Ragnarok, che l'ho ottenuta praticamente uccidendo un ricercato. Ma quello ci arriviamo dopo, ragazzi. Allora, equipaggio, ragazzi, vi faccio vedere le armi. L'Excalibur, io ho questa Excalibur qua, che praticamente è una delle armi, questa qua sarebbe fasulla, ma proprio fasullissima, che è la stessa, è uguale praticamente, è uguale, però c'ha uno di attacco. Invece quella che ho io, l'Excalibur normale, è quella proprio, mi sembra che sia di Re Artù, non so, non lo so, non saprei proprio. Dove cavolo è? Mannaggia. Se non lo trovo, vabbè. Excalibur. Eccola qua, mamma mia. 127 di attacco, ragazzi. Prima che troviate voi un'arma che abbia tutto questo attacco, fidatevi che dovrete andare molto molto avanti nel gioco. Come vedete, c'ha elemento ossa, che fa danno con l'effetto extra, che è ossa. Altre hanno, per esempio, effetto extra fuoco, effetto extra acqua, insomma, io adesso non ne ho molte. Ecco, questo qua, il ramo di Gaia, c'ha effetto extra elemento, che sarebbe terra. I nemici deboli di terra, voi con questa arma qua li fate il doppio del danno. Allora, partiamo con le armi a una mano. Le armi a una mano sono molto, diciamo, molto buone, ragazzi, perché potete equipaggiare contemporaneamente gli scudi, ragazzi. Come vedete, io c'ho scudo demoniaco 99, ne ho, ragazzi, perché li ho ottenuti tutti quanti facendo un piccolo trucchetto che ho usato per arrivare al livello 99. Non è un trucchetto di schiacciare X, doppia X, R1, doppia V, doppia L, no, assolutamente no. Semplicemente andare in un posticino in cui ci sono nemici che danno davvero tantissimi punti esperienza, ma dando tanti punti esperienza, ragazzi, allo stesso tempo vi fanno davvero tanto male, perciò dovete proprio mettervi con il gambit, che mo vi spiego cos'è il gambit e queste cose qua, che praticamente voi decidete cos'è le cose più importanti da fare. Ok, voi vi potete dire, per esempio, se c'è un alleato con un danno, cioè che c'ha la salute al 30%, ragazzi, basta che voi andate qua, ecco, voi potete decidere tutto quanto, o la salute oppure gli MP, che sarebbero per lanciare le magie, e dite quando arriva al 30% gli date Energiga, che sarebbe recupera molti HP degli alleati nei paraggi. Come quello vi potete dare anche Energida a uno solo, oppure a tanti, insomma, Omega N, che praticamente questa cosa qua recupera gli HP di tutti quanti gli alleati e glieli dà al massimo. Ma ragazzi, queste cose le scoprirete molto 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 dopo nel gioco. Ma era solo per spiegarvi, Gambit praticamente sarebbe il vostro stile di gioco, come piace giocare a voi. E come vedete, lo potete dare a tantissime persone, a tutti quanti, insomma. Poi, oltre all'equipaggio, oltre alle armi, ragazzi, che sono quelle a una mano, che vi ho già detto, siete anche molto più in vantaggio se le usate, perché ci avete anche lo scudo. Ci avete anche quelle da due mani, che oltre a fare molto più danno delle armi a una mano, ragazzi, sono, però hanno un piccolo svantaggio, che non potete usare lo scudo. Un attimino. Non potete usare lo scudo. Claymore e Defender, queste qua sono due armi bestiali, come vedete 90 di attacco e 83. Voi quando arriverete a questo punto, che vedrete Claymore attacco 83, direte: cavolo, c'ha un attacco enorme. Ma poi cercherete su internet armi più forti di Final Fantasy, e quando vedrete un'arma che ha come attacco
127 andrete subito a cercare e dite: no, io voglio trovare l'Excalibur, voglio trovare quest'arma, voglio trovare quest'altra, e lì vi usciranno un casino di cose da fare per trovare queste armi, mamma mia. Per quello voglio dirvi, se volete delle guide io ve le porto, oppure sì, delle guide nei video ragazzi, oppure nei live, che io ci proverei ragazzi, però la connessione sinceramente che ho è una grandissima merda, però ci proveremo, se solo lo volete, basta che lo scrivete nei commenti. Poi potete decidere ogni vostro personaggio ragazzi come volete voi. Se per esempio volete un personaggio che attacchi a distanza, li mettete la balestra oppure un arco, insomma queste, ma ragazzi non possono usarli tutti quanti, perciò dovete decidervi voi, creare il vostro personaggio da come lo volete voi fin dall'inizio ragazzi, con queste cose qua che praticamente vi aumentano la vita, vi danno un miliardo di cose da fare, oppure per iniziare tutto lo iniziate da qua, voi decidete come volete il vostro personaggio: cavaliere, guerriero rosso, avio spettro, insomma qua ci sono le sottoscrizioni ragazzi in cui vi spiega cosa sarebbe ogni cosa. Poi per farvi vedere, oltre alla licenza ragazzi, allora equipaggia, poi potete decidere voi. Io questo qua ce l'ho a mani nude perché gli ho messo che praticamente era un monaco, e i monaci sapete voi che ci sanno fare davvero tanto con le mani, quelli danno delle botte assurde. Comunque armi a due mani, come vedete ci sono anche i fucili, cioè queste robe qua che non so se le lanciano, non ho mai usato nessuna, non so se lo lanciano oppure danno botte con quello. Archi, scudo vulcano, insomma balestre, fucile, insomma decidete voi. Supporto ragazzi, qua scudi come al solito. Ok, arriviamo alle corazze per la testa. Invece qua trovate alcune corazze che per esempio c'hanno, alcuni vi difendono di più dalla magia, altri invece vi difendono di più dal danno, insomma dalle botte. Per esempio io questo qua li metto questo perché sì, non capisco perché c'avevo quell'altra. Maximilian ragazzi, che sarebbe la corazza più forte del gioco da quello che so io. Ovviamente se volete una più forte basta che me lo dite, io provo a cercare e quindi vi porto il video in cui vi faccio vedere come trovarli. Accessorio ragazzi, allora praticamente arrivate in un certo punto del gioco in cui troverete questo stola pulcino, che praticamente raddoppia i punti esperienza, e con questo io praticamente ho fatto il trucchetto di prima, sono andato dai nemici e li ho sconfitti con questo, e praticamente il personaggio mi è cresciuto il doppio del tempo più veloce. Ma per non perderci tanto nelle chiacchiere ragazzi, licenze ve l'ho già spiegati, Gambit ve l'ho già spiegati, vi faccio vedere la mappa. La mappa ragazzi, questa qua sarebbe la mappa enorme di questo gioco qua. Adesso non so se ve l'ho fatto vedere già prima, perché mi sembra che è la terza volta che rifaccio questo video ragazzi, proprio perché non ho spiegato tutto per bene, ma questa volta basta. Se non spiego tutto bene ragazzi, allora se siete davvero interessati basta che me lo dite voi e io vi porto un altro video in cui magari vi spiego proprio quello che volete sentire voi. Come vedete io dovrei andare alla Bahamut, che sarebbe l'ultima missione, ma non voglio andarci ragazzi perché voglio prima trovare tutte le spade, tutto quanto, e poi magari ci vado, ma non so neanche perché lì è finito il gioco e quindi io dovrete riniziare tutto da capo, oppure riniziare tutto con il livello massimo dall'inizio della storia, e quindi non c'ho palle. Inventario ragazzi, allora prima dell'inventario però vi vorrei far vedere il diario del clan. Qua avete lista dei ricercati, bestiario e suggerimenti nelle battaglie, vi possono dare suggerimenti su qualsiasi cosa, perciò se voi dovete sapere qualcosa basta che cercate qua. Magari non sapete come potenziarvi, come ottenere le licenze, qua basta che attaccate i nemici, ve lo spiego io direttamente, ma se volete proprio sapere proprio tutto quanto, allora vi leggete tutto quanto qui. Perciò è un gioco semplicissimo ragazzi, bestiario, vi faccio vedere tutti i mostri e tutti gli animali, tutte quelle robe là strane che trovate in giro per la mappa. Adesso io sto zitto finché non arrivo fino in fondo ragazzi.
Cioè, e da come vedete, la barra sotto, quella bianca, che non è ancora arrivata alla fine, quello mi fa praticamente capire che ci sono tantissimi altri mostri da scoprire. Adesso, io per esempio, voi non sapete tanto di un vostro nemico, basta che venite qua e voi vi leggete cose qua, il loro punto debole. Come vedete, ragazzi, cioè, è fatto in una maniera straordinaria, è fatto benissimo come gioco. Proprio, boh, cioè, io mi ricordo che ancora quello della PlayStation 2, ragazzi, non era fatto così bene, ma questo qua proprio l'hanno migliorato un casino. Guardate che bello questo animale. E essendo così bello, ragazzi, vi manda delle magie, come vedete il nome Magi Bestia, vi manda delle cavolo di magie che veramente vi fanno diventare pazzo. Suggerimenti, boh, ve l'ho già fatto vedere. Lista dei ricercati, ragazzi, questi qua sono i ricercati che voi troverete poi piano piano andando avanti. Io per adesso sono arrivato al 44 e me ne manca ancora uno da battere, che praticamente sarebbe il mostro più difficile, che sarebbe quello con una vita infinita, che fidatevi, vi ci mettete 3 o 4 ore solo ad ucciderlo, perché sì, alcuni hanno una vita infinita che proprio non finisce mai, altri li ammazzate subito, altri invece state un'ora o due ore lì fissi che non li ammazzate, e magari a un centimetro dalla fine della sua vita voi morite. Perché? Perché questo bastardo ha iniziato a lanciare magie e voi, non essendo pronti, vi ha fatto fuori. Per quello vi dico, se volete dei cavoli di guide, basta che me lo dite, però mi dovete dire voi, ragazzi. Oltre a quello, oltre a quelle robe che vi ho spiegato adesso, ragazzi, ci sono le magie, i mistress, che sarebbero mamma mia, wow, ma quanti ne hai? Un casino. Vabbè, sarebbero praticamente le magie per difendervi, per attaccare, oppure per proteggervi, insomma. Bianca sarebbe quella dell'energia. Allora andiamo da Fran, che è quella che ho messo mago bianca, che praticamente dà energia e cura gli alleati e rinforza anche un po' gli alleati. Nera invece, ragazzi, è per fare danno ai nemici, fire, effetto fuoco. Poi qua avete ogni spiegazione, spazio tempo, slow, queste qua sono praticamente che gli danno un effetto a un nemico per un tempo determinato, insomma. Verde, che può essere usata sia per gli alleati che per i nemici. Per esempio bolla, che poi scoprirete molto avanti nel gioco, vi raddoppia gli HP. Gli HP sarebbe la vita. Per esempio, guardate in basso a destra dello schermo, ragazzi, e voi vedete 6975, 9450, 6159, e a fianco vedete 9999. Quella sarebbe la bolla, che praticamente ha raddoppiato la vita di ogni personaggio. Ma state tranquilli, perché come vedete Baltier ha 9450 di vita, raddoppiato per 2, diciamo che fa 18.000 e qualcosa. Adesso non vi metto a fare i conti, fa 18.000 e qualcosa, ragazzi. E praticamente questo personaggio è aspettate, no, non mi metto a far conti, poi magari non vorrei dare una risposta strana. Voi magari gli date, cioè a questo qua magari gli danno una botta tipo che gli fa 9980 di danno, e la vita rimane ancora 9999. Perché? Perché lui, la sua vita c'è molto superiore, che è raddoppiata per 2, ragazzi, fa 18.000. Perciò dato una bella botta rimane ancora lì, ed è una cosa fantastica. Però poi, cioè, che poi il massimo del gioco è 9999, però il massimo del vostro personaggio no. Perciò lì non ve lo scrivono, ma voi state tranquilli che quella lì non è la vera vita, è il numero massimo che viene scritto lì, non so perché hanno fatto così. Poi occulta, ragazzi, Darkagando, dai, aggiungiamo questa. Questi qua causa ingenti danni di elemento scuro ai nemici dei paraggi, come sapete, come avete anche letto, insomma, non c'è neanche bisogno che ve le spiego io. Tecniche, ragazzi, ruba, carica, altro. Adesso lei per esempio non c'ha la specialità di mandare tante tecniche,
così magari non potete, cioè lei ha alcune, ok, ma quello che ha la specialità di mandare tante tecniche invece è Valtier. Ruba, pronto soccorso, scan, cron attacco, via vai, bracconaggio, mamma mia ragazzi, ce ne sono un casino. E questo è scoprendo semplicemente il gioco. Come vedete io ho 94 ore 36 minuti e 11 12 13 secondi di gioco in questo gioco qua, e ho fatto praticamente 877.803 passi. Solo questo, vi faccio capire solo con questo. Allora, piccolo resoconto ragazzi, io vi ho fatto vedere il perché mi piace questo gioco. Adesso ovviamente vi lascio un piccolo pezzettino di come sto giocando, insomma, cioè di una piccola partita, un piccolo pezzo in cui stavo giocando, e insomma vi faccio vedere mentre parlo, mentre vi dico le ultime cosette, così almeno chiudiamo il video, perché siamo già a 19 minuti. Adesso non so se lo taglio, ma penso proprio di tagliare almeno il pezzo iniziale, perché sì, avevo fatto un casino, perciò sono 19 minuti falsi, diciamo. Sì, toglierò 10 secondi, e non è che toglierò chissà che cosa. Ma comunque ragazzi, volevo dirvi, oltre a dirvi che se volete delle guide, ve le ripeto, io sono qua ragazzi, perciò potete dirmi voi. Ah, un'ultima cosa mi sono dimenticato: se il gioco vi sembra così tanto lento ragazzi, basta che andate sulle opzioni e voi velocizzate il gioco, accelerata o 200 o 400, proviamo 400, vi faccio vedere. Se proprio non ci avete palle, andare per esempio camminando tranquillamente così, basta che andate così veloce e basta, attacca, via, bam, vedete, cioè basta fare velocissimo ragazzi, perciò potete divertirvi tutto quello che volete. Se vi annoia proprio, allora lasciamo stare, tornate su COD. Che sinceramente ragazzi, io non c'ho neanche palla adesso di giocare a COD. Però siccome dopodomani, mamma mia, esce la beta di WW2, e quindi io dovrei portarvi un ultimo gioco di Black Ops, cioè un'ultima partita di Black Ops 3 prima che esca la beta, perché sì, poi continueremo con Black Ops 3, ma tranquilli, ne registrerò talmente tanti di video di WW2 ragazzi, che ve ne porterò anche dopo. E niente, noi di sicuramente ci vedremo poi nel prossimo video con un Black Ops 3 prima che esca WW2. So già come lo chiamerò, in preparazione di WW2. lasciamo stare. Comunque, prima di portarvi quel video ragazzi, non so, mi raccomando, ditemi voi se volete altri video di questo genere qua, se magari vi piace questo gioco qua. Io sono qua a vostra disposizione ragazzi, e voglio fare dei video insomma che piacciono a voi. Come vedete in questo video qua ho parlato tanto, davvero tanto, e so già che, mamma mia, questo video lo caricherò questa notte alle 10 di sicuramente. Sono le 4 ragazzi adesso, finché lo renderizzo e finché lo carico su YouTube, mamma mia, passeranno un casino di tempo. Comunque, oltre alle guide, oltre al prossimo video, insomma, basta che mi dite voi ragazzi, basta che mi dite voi cos'è che volete nei video, insomma, se volete magari darmi delle sfide, se volete magari che vi faccio un video mentre mi alleno su COD, insomma, basta che me lo dite. Come mi alleno col cecchino, come uso i bot, cosa faccio, i trucchi insomma che uso per usare il cecchino, o per giocare con le armi, o per delle classi insomma usate in certi momenti, basta che me lo dite voi. Io sono qua a vostra disposizione, come ho già detto, ho scelto di farlo lo youtuber, e sì, anche se non sono un grossissimo youtuber ragazzi, io semplicemente voglio farvi contenti a voi, voglio portare partite, insomma voglio portare video che piacciono a voi, e quindi sono qua ragazzi, sono qua. Adesso, ok, magari io avrò detto vi voglio dire un paio di cose, ma ho riguardato di nuovo l'orario ragazzi, e ho detto no, assolutamente no. Perciò, oltre a tutto quello che vi ho detto ragazzi, che spero che abbiate memorizzato, vi chiedo anche di lasciare un bel like, un bel commento ragazzi, iscrivervi a questo canale se non lo siete ancora iscritti ragazzi. Non dimenticatevi di farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo al prossimo video e bella.